Le nozze di Filippa Lagerbach e Daniele Bossari sono state l'evento VIP per eccellenza dello scorso weekend, probabilmente il matrimonio più atteso dell'anno insieme al Royal Wedding e a quello dei Ferragnez. Una festa bellissima che ha unito per sempre una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, già legata da circa 17 anni d'amore e dalla presenza della figlia Stella. All'indomani della cerimonia, condivisa sui social con decine di foto e video, Bossari ha regalato una romantica dedica su Instagram, pubblicando un video che mostra il ballo degli sposi sulle note di Jovanotti, nel corso dello spettacolo pirotecnico. Non riesco proprio a smettere di pensare alla magia di ieri, venerdì 1 giugno, NDR. Era un'emozione continua, inarrestabile e travolgente. Un fiume impetuoso fatto d'amore, di sguardi allegri, di sorrisi, di amicizia e affetto. Non ho fatto alcun filmatino o foto con lo smartphone e adesso mi sto godendo la prospettiva degli invitati, attraverso i loro occhi. Una carrellata di immagini per me importantissime, che hanno registrato anche il mio sentimento. Questo pezzo di serata, con i fuochi d'artificio, è stato per me uno dei più toccanti, insieme all'arrivo di Filippa all'altare. Filippa e Daniele sono stati tra i protagonisti dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ospiti del tavolo, l'ultima parte della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Complice la presenza dell'amica Mara Venieri in vena di battute piccanti, Filippa ha confessato com'è andata la prima notte di nozze. Non è successo nulla perché eravamo troppo stanchi. Ma erano 18 anni che facevamo le prove. È stato un matrimonio magico non solo in senso romantico, ha dichiarato Bossari, rivelando di aver fatto un dono particolare agli invitati. La simbologia è importante. Ho regalato a tutti un piccolo talismano. Si tratta, in effetti, di una pietra con un significato particolare. Cambia a seconda della personalità. Chi ha visto Daniele e Filippa da Fazio si sarà chiesto: è il viaggio di nozze? La risposta è stata data dalla coppia proprio a Che Tempo Che Fa. Sbrigati gli ultimi impegni televisivi della Lagerbach, la coppia partirà per la luna di miele, che durerà solo pochi giorni, mercoledì 6 giugno. La destinazione sarà l'esotico e affascinante Marocco. Le nozze di Bossari e della Lagerbach sono state celebrate alle Ville Ponti a Varese, alla presenza di ben 230 invitati, tra cui moltissimi personaggi del mondo televisivo. Tra gli altri: Luciana Littizzetto, Mara Venier, Michel Hunziker, Nicola Savino, Rudy Zerbi, Luca Onestini, Ivana Marazzova, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez, Federica Fontana, Katia Fullesa, Orietta Berti, Alvin, Roberto Cenci, Claudio Cecchetto, Natasha Stefanenko, Camila Racinovic, Ambra Romani. Il wedding planner della cerimonia è stato Enzo Miccio, mentre a preparare la torta nuziale ci ha pensato il celebre pasticcere Ernst Knaim. Speciale damigella d'onore la figlia Stella, mentre i testimoni sono stati Barbara Snellenburg e Monica Schlosser, per la sposa, e Lorenzo Flaherty e Giuseppe Pellegrini, per lo sposo. Le nozze, celebrate con rito civile e officiate dall'amico Max Novaresi, sono arrivate dopo la proposta in diretta TV al Grande Fratello VIP. Chi se ne frega?